Ed eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti voi ragazzi, ed eccomi dopo tanto tempo tornare a parlare dell'impegno mio politico. Un silenzio da me, soprattutto su questo canale, voluto appositamente per mia scelta personale, perché magari chi mi segue poteva pensare che io potessi sfruttare il mio canale per fare campagna elettorale, non rientra il mio modo di fare. In tanti da ieri mi state scrivendo, mi state chiedendo come è andata, anche i miei amici da Roma interessati, insomma, sui risultati delle amministrative concluse ieri sera. E, dico la mia, dico la mia. Allora, spesso sorrido quando il giorno dopo le elezioni o anche le ore immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quando si hanno i risultati. Spesso sorrido perché nel mondo della politica raramente vedo vincono tutti, nel senso vincono tutti, sono sempre pochi quelli che ammettono la sconfitta. Vincono sempre in tanti, vincono tutti, è andata bene, abbiamo preso un voto, è stato un grandissimo risultato. Ok. E io mi dissocio da questo modo di fare, con il rispetto delle opinioni di tutti quanti, mi dissocio con massima fermezza, perché è un prendersi in giro. E allora oggi, 16 maggio del 2023, una volta avuti i dati ufficiali delle elezioni di ieri, sto qui a dire che dal mio modesto punto di vista, e sottolineo, dal mio modesto punto di vista, siamo usciti con le ossa rotte dal confronto politico, eh? Il nostro candidato sindaco ha preso poco più dell'1%, noi poco più 200, di 200 voti, che su circa 20.000 votanti, per come la vedo io, è un risultato, è una sconfitta, basta, punto. Bisogna guardare in faccia la realtà da persone intelligenti, da persone mature e dire che ne usciamo sconfitti. In primis faccio subito i complimenti alla coalizione di destra, che poi questa è una cosa che dovremmo chiederci il perché sia accaduto questo, ma questo poco mi interessa, che dopo 30 anni di lotte intestine al loro interno si sono presentati tutti coesi e uniti su Terracina ed hanno vinto onestamente a mani basse, sfondando il muro del 60%, quindi faccio i miei più sinceri complimenti a Giannetti e a tutta la sua coalizione. Auguro a lui un buon lavoro, soprattutto con la speranza che su Terracina si faccia un lavoro davvero, davvero di ricostruzione, sotto tantissimi punti di vista, in modo da rendere questa città ancora più vivibile di quella che è, sotto tutti i punti di vista. Quindi faccio tanti complimenti ai vincitori perché è così che sono abituato a fare. Noi usciamo sconfitti. Adesso all'interno del nostro movimento dobbiamo chiederci il perché di certe sconfitte. Io faccio delle analisi mie personali, attenzione, quindi nessuno pensi male, cioè faccio le mie analisi personali di come è andata. Primo, siamo nati 45 giorni fa, quando già da 3 mesi c'era chi faceva campagne elettorali. Secondo, hanno investito migliaia e migliaia di euro per cene, eventi e cavoli vari. Noi autofinanziati, senza sponsor, ci siamo fatti la campagna elettorale facendoci il mazzo da soli, ragazzi, e credetemi, da soli. E questo è assolutamente da tener conto. Abbiamo rifiutato proposte di coalizioni, proprio perché abbiamo deciso di andare da soli per la nostra strada. Bisogna porsi tante cose, se forse ci siamo sovraesposti in alcuni casi, oppure se non ci siamo esposti per niente in altri. Bisogna analizzare la nostra squadra, il nostro gruppo, perché chiaramente questa campagna elettorale deve servire anche per fare una scrematura all'interno del nostro movimento, per capire chi davvero ci tiene, chi davvero si è dato da fare, chi davvero ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità e chi non ha fatto un cavolo, chi non ha fatto niente. Quindi chiedersi perché queste persone ci stanno dentro.
No, cioè bisogna chiedersi tu, ragazzi, è un momento di autocritica, però su una cosa non ci sono dubbi. Partiamo da un 1% che crede in noi, ok? Partiamo da una piccola formica, partiamo da una piccolissima frangia della popolazione terracinese che però conta su di noi, crede in noi, ha creduto in noi fin da adesso che siamo una piccola formichina e per loro non dobbiamo mollare. Io parlo sul mio, per me ragazzi è stata un'esperienza bellissima, bellissima, del quale ringrazio Andrea di avermi coinvolto, in primis perché mi ha fatto questa esperienza e mi ha permesso di conoscere ancora più persone qui, secondo perché sto facendo l'esperienza che tanto desideravo, di occuparmi della comunicazione di un determinato settore, quindi assolutamente ringrazio Andrea per questa cosa. Continuerò ad occuparmi di comunicazione, non mollo la barca, non la mollo assolutamente, anzi. Sul discorso della mia candidabilità alle prossime elezioni ci rifletterò sopra, vediamo, vediamo. Ma fatemi ringraziare le persone, le 16 persone che nello specifico hanno creduto in me e mi hanno votato. Credo di essere stato il secondo con più voti all'interno della lista, poi non so quanto questo possa contare, però resta il fatto che voglio ringraziare di cuore queste persone. E dico anche un'altra cosa, io sono abituato a dire cose in faccia, ragazzi, posso sembrare brusco in determinate circostanze, però fatemi dire una cosa. Allora, io si chiacchiera, tu fai campagna elettorale, vai in giro, parli con le persone, queste persone ti danno Manuel, conta su di me, noi ti sosteniamo, conta di qua, conta di qua, conta di qua. Io chiaramente mi ero fatto un ipotetico conteggio di quanti voti avrei potuto prendere nel corso di queste elezioni. Però io, per seguendo le informazioni, perché ripeto, è la mia prima esperienza politica, seguendo i consigli di Andrea, ho decurtato questa promessa di voto, chiamiamola così, del 50%. Ebbene, quindi avevo una proiezione ieri di voti da prendere. Di quel 50% mi ha votato il 22%. Ok? E allora torniamo alla solita. C'è chi è di parola, c'è chi è in qua, qua, qua. E anche a questo mi è servita questa esperienza, per pesare le persone. Sentivo parlare una persona due giorni fa che per quanto mi riguarda ha detto una cosa che è l'antipolitica, però rispecchia la realtà. Eravamo fuori ai seggi, lo sentivo parlare con un'altra persona e quest'ultimo diceva: che bella esperienza, tanti anni fa feci una campagna elettorale bellissima. Io tra me e me pensavo: meno male, una campagna elettorale di incontri, costruttiva su contenuti e cose varie. Invece no, una campagna elettorale bellissima, continua, sta persona in cui ci siamo fatti tante di quelle belle serate, tante di quelle magnate. Ecco, ragazzi, se per la maggior parte della gente conta scroccare una cena, un panino o qualcos'altro in cambio di un voto, so sincero, mi ci rispecchio ben poco nella politica. A me non me ne frega niente che la gente mi offre il pranzo e la cena. Ci hanno provato, ma con delicatezza ed educazione ho declinato. Però mi fa molto riflettere. Io non mi ci ritrovo in questo. Questa non vuol dire fare politica per me. Quindi voglio credere che quelle 200 persone, perché noi non abbiamo offerto niente a nessuno, ci siamo sempre autofinanziati, siano uno zoccolo duro dal quale ripartire. E l'invito che faccio a queste 200 persone è quello di entrare fattivamente, attivamente in quelle che sono le attività del nostro movimento. Perché noi non ci fermiamo, noi andiamo avanti, ci facciamo un esame di coscienza, analizziamo quelli che sono stati i nostri errori, ma non ci fermiamo, noi andiamo avanti, continuiamo ragazzi, continuiamo in questa meravigliosa avventura. E poi un'altra cosa, mi devo togliere un altro sassolino
dalle scarpe. Qualche tempo fa, quando confidai in anteprima a qualche amico qua del posto che stavo decidendo di entrare in politica, mi chiesero: con chi vai? Sto con Andrea Bennato. E più di una persona mi disse: ma che sei matto, lascia perdere, perdi tempo, è una persona poco affidabile e tante stronzate del genere. Beh ragazzi, posso dire una cosa, a quei miei amici che mi consigliarono in quel modo mesi fa, sono felice di non aver dato retta, perché penso che quello che ho visto in questi mesi, quello che ha dimostrato Andrea Bennato a tutti noi, la passione che ci ha messo, la dedizione, la mattina il primo ad essere sveglio, ad andare in giro per le strade, la sera l'ultimo ad andare a dormire, montagne di messaggi su cose da fare, lui che doveva cercare di controllare le cose perché eravamo appena nati, quindi ricadeva tutto su di lui, su Milena, che saluto e ringrazio per tutto quello che ha fatto, che si è occupata della nostra segreteria. Beh ragazzi, vi posso dire una cosa, sono fiero di avere un segretario come Andrea Bennato e lo dico a tutta la popolazione di Terracina, sono fiero e felice, primo, di averlo come amico, secondo, di vedere la passione con la quale davvero lui fa politica. Vi dico la verità, e magari nei prossimi giorni le pubblicherò pure, nel corso di questa campagna elettorale spesso l'ho fotografata a sua insaputa, per rubare attimi di questa campagna elettorale, poi più tardi magari pubblicherò queste foto, ma vedere lui è stato in campo, è stato l'unico in campo di noi dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine, si è occupato di tutto, ha dato anima e cuore in questa cosa perché ci crede, ci ha creduto tanto e continuerà a crederci. E io oggi, dopo una batosta presa, sono ancora più felice e orgoglioso di stare al suo fianco. La gente spesso si fida della prima apparenza, la gente spesso legge quello che gli pare, oppure alla gente viene fatto leggere quello che gli pare. Ma se, finché la gente non si impara a ragionare con la propria testa prima di, nel giudicare le persone, sto mondo cambierà poco. La cosa bella è che questa mattina mi sono svegliato leggendo il gruppo nostro del movimento e abbiamo entusiasmo, ci sta entusiasmo, prendiamo coscienza di quello che è accaduto, ma di sicuro non ci demoralizziamo, diamo anima e cuore, si riparte con grandissimo entusiasmo. Adesso un attimino di pausa perché insomma è stata davvero molto molto stancante come cosa. Però ci siamo, continuiamo a rimanere una banda, prima eravamo una banda di 10, 15 sognatori. Ragazzi miei, dopo ieri siamo una banda di 200 e più sognatori che vuole credere ancora in un altro modo di fare politica. La politica all'insegna dello stare insieme, della comunità, dello scambio di idee, dove si deve avere la consapevolezza che colui che è a fianco a noi può arricchirci e può darci quel qualcosa in più per cercare di dare una mano alla comunità di Terracina. Ci si rimbocca le maniche e si riparte. Grazie di cuore a quelli che hanno creduto in noi, grazie di cuore a Milena, ad Andrea, a tutte le persone che si sono impegnate per cercare di ottenere il meglio possibile dalle elezioni di ieri. Penso e spero di aver detto tutto, vi mando un abbraccio ragazzi, rimaniamo collegati. Ciao a tutti.